Ma buongiorno, buongiorno bellissimi, buongiorno bei bambini, buongiorno bei fringuellini. Questo uomo qua è Electric. Oggi torna una serie magica che mi mancava molto, ma non avevo materiale a disposizione per farla. Si tratta di Design Discutibili. Lanciamo la sigla. Tanti design e grafiche di cui mi chiedo perché. Cioè, perché? Bene signori, io direi di dire bando alle ciance e iniziamo subito con il primo. In posti di montagna molto spesso rischiamo di imbatterci in luoghi con segnali di pericolo, ad esempio di caduta, massi, di frane. E perché dico io non metterci sopra una bella panchina? Cioè sotto. Una bella panchina, così da sperare di subire una valanga o una frana, no? Non è molto intelligente. Magari proprio per quelle persone che cercano il brivido. Molte agenzie pubblicitarie, secondo me, sanno che là fuori c'è una marea di bamboccioni un po' scemi. Quindi, se per caso hai una pancia già bella grande, ma non ne sei sicura di cosa ci sia dentro, perché non fai un test per scoprirlo? Come in questo caso. Ora sì che hai la conferma che lì dentro c'è un feto. Anche se prima mi chiedo cosa pensavi ci fosse, zia. Ma ci stai con la testa, oh! La prossima immagine mi ha fatto semplicemente sorridere perché è la pubblicità di una cover, ma non so perché l'hanno fatta in questo modo, ovvero con la tipa che sembra si stia facendo un selfie con la cover. Scusa, il telefono dov'è? Cioè, cosetta, ma ci stai con la testa? Semplicemente perché? Perché? Ci sono invece magari dei grafici là fuori che fanno un lavoro, ma tante volte mi chiedo, prima che arrivi al prodotto finale o alla fase finale, ovvero la pubblicazione di questa grafica, nessuno si accorge di cose ambigue? In questo caso, nello stato di Georgia, negli Stati Uniti, hanno usato questo logo per i campionati di Taekwondo. C'è una G e una A che stanno per Georgia. E poi c'è il tipo che sta dando un calcio che sembra una Y. Mi devo spiegare, bambini? Vi devo dire cosa significa? Cosa sembra? Gay! La prossima immagine, come quella dello smartphone, mi ha semplicemente fatto sorridere. Perché è sempre come se al grafico che si è occupato di questa immagine manchi proprio il senso della proporzione. A quanto pare sono disponibili smartwatch per giganti. Vedete la mano quanto è più piccola, no? Quello deve essere... Immaginatevi Attack on Titan, voi potete andare lì con lo smartwatch gigante e dire: senti, ma ti serve questo, zio? O magari voi esseri umani normali lo potete portare in vita. Dico voi esseri umani normali come se io non lo fossi, capito? Vabbè. Poi penso che certi architetti, o meglio dire interior designer, si divertano a giocare con effetti ottici assai esilaranti, aggiungerei. Come in questo caso, in cui la moquette su queste scale non ti fa nemmeno capire dove siano le scale. Quindi mi immagino una persona che fa quelle scale che le deve fare lentamente, perché sennò va a finire male, capito? Solo guardarle mi si intrecciano gli occhi. Vi presento un'altra immagine molto simpatica di un tatuaggio su mani. Adesso voi direte: che c'è di male? Beh, innanzitutto sono gusti suoi, perché farseli sul palmo interno e non esterno? Non lo so. Cioè, perché sul palmo e non sul dorso? Ma la cosa che trovo divertente è che, essendo il mignolo appunto più piccolo, le lettere che stanno sul mignolo si trovano più in alto. Lui voleva scrivere Hopeless Romantic, invece sembra che ci sia scritto El Hopeless Romantic, che non so neanche che cosa voglia dire. Sinceramente niente, però sembra quello. Allora, per la prossima immagine, io non so se questo è uno scherzo, un qualcosa che si possa usare per prendere per il culo qualcuno, però a quanto pare esistono queste tazze molto divertenti, dalla forma assai strana e articolata, che ti fa pensare: ma da dove uscirà il caffè quando lo inclinerò? Te immaginati, metti la bocca da un lato, tiri su e scende dall'altro. È un po' confusionaria tutto qua. Vi ha fatto ridere? No, nemmeno a me, però volevo farlo vedere uguale. Questa è simpatica, ok? Amore è amore. L'amore è amore sempre, ok? Non importa dal sesso, non importa dalla razza, non importa dall'età. Però l'esempio di età è un po' ambiguo. Cioè, non importa dall'età, può essere anche tra 10 e 36 anni, fammi capire. Questa a casa mia si chiama pedofilia, sinceramente. Chi ha fatto questa immagine non ci ha pensato molto. O forse vive in uno stato, non lo so, dove non esistono leggi di livello umanitario, non lo so. Allora, questa non so neanche se posso leggerla. La lascerò leggere a voi. Su questa app voi potete ordinare per colazione bacon, sausage, cheese, che io dovrei leggere appunto bacon and egg, capito? Però se lo leggi tutto insieme sembra che è un po' razzista tutto qua. Il razzismo non fa ridere. Mai. Tu pensa, no? Un tipo come Frank. Dicono: ehi Frank, devi farmi la copertina per un libro. Voglio che mi fai un
lavoro in cui mi copri i pezzi della faccia di una bambina. Poi Frank fa questo lavoro qua e dice: per arrivare in fondo al libro ho dovuto moltiplicare il mento, per qualche strano motivo, o forse soltanto perché era uno scherzo, non lo so, ma in questo libro questa bambina ha due menti. Ma soprattutto perché? Cioè, nel senso, perché? Perché nessuno ha detto niente, non una casa editrice che sta per pubblicare un libro: fermi, non lo mandiamo in giro, no? Fa un po' ridere. A quanto pare no. Avete presente quelle cuffiette che quando le mettete nell'orecchio ti risucchiano proprio l'orecchio e entrano dentro e sembra che ti hanno trapanato il timpano? Bene, voi potete comprare su Amazon i gommini che si infilano, come in questo caso, e qua addirittura abbiamo nelle opzioni di misura size, medio, largo e arancio. Non so perché mi fa ridere, perché mi immagino che quelli arancio sono così. Signori, nuovo gioco del Nintendo DS che spaccherà il mercato, ok? Questo gioco del Nintendo DS arriverà a voi e ai vostri bambini soprattutto. Mi fa ridere prima di dirlo. Per rendere le loro giornate semplicemente magnifiche. Ecco a voi il mitico gioco Touch Dick. Oddio, nessuno, cioè io non so se questo esiste, ok? Io ho trovato l'immagine, ma se esiste, magari in Corea, non lo so, nessuno si è accorto che c'era una sorta di messaggio ambiguo sotto? No, un doppio senso? No, proprio nessuno? Questa fa semplicemente ridere. Immaginatevi la Diesel, che fa i jeans, no? Che c'ha un negozio fantastico. Che però questo negozio, in un centro storico magari, ci sono solo due finestre in cui mettere un cartello. Invece di metterne due per coprire bene la finestra, ne spezzano uno a metà. E così viene fuori questo. Invece che Diesel for successful living, uno sembra che dice die for success. Cioè muori per il successo. Chissà se il messaggio è arrivato a qualcuno. Come ultimo per la sezione architettura, per il segmento architettura di questo programma magnifico, abbiamo trovato un'immagine assai magnifica. E ho detto magnifico due volte, anzi tre adesso. Immaginatevi un progettista che a un certo punto fa: voglio una porta magica che non potrà mai raggiungere nessuno. Ecco a voi la porta sopra le scale, una porta dall'utilità misteriosa. E sinceramente a me fa chiedere chissà cosa c'è lì. Ci sarà qualcosa? L'hanno messa lì affinché nessuno possa andarci? E chi ci va? E come ci va? E perché? Perché? Non so se voi lo sapete, noi ci puliamo il culetto con la carta igienica, giusto? Però secondo me la carta igienica non è tutto sto granché. Secondo me la cosa migliore sono i fazzolettini fatti con ragnatela. Magari meglio se è ragnatela di uomo ragno, che in questa scatola, come da illustrazione, gliele puoi direttamente prendere dal sederino, no? Tu immagina. La domanda è: ma nessuno si è accorto che dava questa immagine? Che sembrava che gli stai tirando fuori la ragnatela dal culo, insomma. Pensa ai bambini che incubi. Sempre nella categoria incubi per bambini, chissà, magari in India, che sono fissati con gli elefanti o non lo so, hanno detto: facciamo uno scivolo anatomico che passa dalla bocca di un elefante e che esce con un magnifico scivolo, come in questo caso, dal sederino. E il sindaco della città magari avrà detto: che bello, è un'opera d'arte, quando in realtà obiettivamente è un elefante che sta cagando bambini. Magari una cosa normale in India, non lo so. Allora, Forza 4 è un gioco assai famoso, internazionale. In quale paese non si conosce Forza 4? Ma fermi lì, fermi, ehi tu, fermo. Bingo, invece, lo conosci il bingo? Estrai il numeretto, metti il coso. Sono due giochi completamente separati, giusto? Non in questo caso. In questo caso c'è stata un po' di confusione. Il bingo game, signori, solo per voi. Probabilmente fatto, confezionato e prodotto da un cretino uscito da una casa di recupero per matti, non lo so. E vabbè. Ehi Frank, visto che gli emoji vanno così tanto tra voi giovani, no? Perché non iniziamo a metterli ovunque? Perché non facciamo una casa con una faccetta apatica, ad esempio? Rendiamo espressivo il mondo che ci circonda, Frank. Secondo me ha senso. Questo è il futuro dell'architettura. Architetti, voi che guardate, questo è il futuro. Case espressive. Magari un giorno voi dite: ehi, Peo, c'ho fame, voglio mangiare qualcosa di etnico, no? Ah, io ti dico, vai dal cinese, vai dal giapponese, vai dall'indiano. Però dici: voglio mangiare qualcosa di davvero particolare, qualcosa che non si mangia da nessuna parte. Beh, potete andare qui, a Fat Bip. Non lo posso dire, perché quella parola lì, K-O-K, se la pronunciate, vuol dire pene, detto in modo grezzo, in inglese. Adesso conoscete una nuova parola, non si scrive proprio K-O-K. E non so neanche perché ci sto perdendo tanto tempo. Però qui servono peni grassi, in poche parole.
Magari ci sono grafici là fuori che impaginano i libri e sono e fanno bene il loro lavoro, commento. Sì, sì, come in questo caso in cui hanno messo l'immagine, letteralmente lo screen di un video con il play sopra, il minutaggio sotto, che non so, ti viene quasi voglia di cliccarlo mentre che leggi, non parte niente. O forse parte, forse i livelli di magia di Harry Potter hanno raggiunto i giorni nostri e noi non lo sappiamo ancora, giusto? Per finire con un pizzico di amarezza, cinismo, cattiveria, un'immagine appunto cattiva, eccola qui a voi, un'immagine assai cattiva perché dice indossa i tuoi occhiali di sicurezza, è scritto anche in braille per le persone non vedenti, ma sotto la cattiveria è quale preferiresti leggere, alquanto insensibile, o immaginatevi proprio una persona non vedente che arriva lì e grazie al braille, sentendo, capisce indossa i tuoi occhiali di sicurezza, oh, e... Ed è così che finisce questa magnifica puntata di Design Discutibili con quest'ultimo pizzico di cattiveria. Se vi siete divertiti anche soltanto un briciolo, beh, mi raccomando, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. E iscriviti al canale se non lo sei e magari acquista una maglietta con questo logo fighissimo e d'impatto che farà innamorare tutte le donne con più di 60 anni di te. Pensa a questo obiettivo, l'ho pensato così. Ma soprattutto se vuoi supportare questo canale. Ma almeno una cosa non ti devi scordare, solo una, ovvero che questo era Electric. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa.